conosce Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Grazie Gesù di questa giornata che mi hai donato ancora una volta. Adesso me levo la felpa, me levo la maglietta anni 80 arancione. Ciao, ti ho detto visto, sa? Me levo la maglietta arancione. Ecco qua. E ora che mi taglio la barba, la catena ce l'ho. Cosa che mi manca? Le lamette ce l'ho. Eccoli qui. È tanto che non mi taglio più la barba, eh. Ormai ultimamente la faccio molto de rado, purtroppo. Purtroppo per fortuna, nel senso per fortuna per la pelle, purtroppo per altre condizioni. Allora, adesso mi spruzzo la schiuma intesa e dopo c'ho le schiume che mi ha dato Re Boomer me la mandate 6 dei Gillette, però io ce l'ho di là. Dopo c'è un altro ragazzo, Luca di Firenze, che me l'ha mandata in altre 4 di queste, ognuna diversa dal modello diverso, così me le fa provare tutte. Quindi nel frattempo c'ho questa che ho comprato io tempo fa, però mi è rimasta dentro un armadio, l'ho tirata fuori prima che uso quell'altra. E dopo c'ho pure, volendo c'ho pure questa qui, c'ho pure questa qui. Aspetta, fammi vedere. Allora, questa è un po' di meno il prep, questa qui è un po' di più, però questa qui c'ha uno spruzzo diverso da questa, ognuno spruzza diversamente, dopo dipende quanto gas c'è all'interno. Ecco, questa qui è nuova, la devo sbattere molto bene, così scappa fuori proprio schiumosa al massimo, più la sbatti più scappa fuori schiumosa. Questa qua invece diciamo che è metà. A metà. Dopo c'ho questa qua, vedi? Questo proraso qui, questo l'avevo comprato io. Invece quel Luca di Firenze me l'ha mandato gli altri, uno uguale e altri diversi di tipi, vedi? Più piccolo. Vedi? Più piccola questa schiumetta qui. Questa qui è più grossa che ho comprato io. E niente, adesso io mi raso la barba con questa schiuma qui, però me dovevo tagliare i capelli, qui dietro, perché li dovevo fare più fini, perché così proprio mi pare che sembro più vecchio dei 30 anni più vecchio. E poi dopo con questo bulbo qui che mi è scappato, che sarebbe, a me i dottori mi hanno consigliato, la dottoressa, il dottore ha detto non buca perché sennò ti fa infezione, perché qui c'è venuto un liquido di infezione, no? Sarebbe da toglierlo il liquido, da esportarlo, però io non posso fare come mi pare, perché sennò dopo peggioro la situazione. Questo mi hanno detto che è un pizzicotto di un insetto volante, ad me c'è venuto l'ematoma, mi c'è venuto proprio l'ascesso, no l'ematoma, l'ascesso, perché non è che ho sbattuto, mi c'è venuto l'ascesso qui, è grosso un bel po', guarda che roba, guarda dove roba, come lo fa? Allora mi taglio i capelli, va. Prendo la macchinetta, questa qui non l'ho caricata più dall'ultima volta, eh. E poi si è tagliato la barba anche mio padre, eh. Pensa un po'. Io adesso mi taglio i capelli, solo che mi ci vorrebbe un asciugamano. Mi ci vorrebbe un asciugamano in modo che mi ferma i capelli, i peli. Ecco, i peli e i capelli mi va tutto in te l'asciugamano. Ecco, così va. A posto. E sassa tozza ante la testa, sono un macello proprio, eh. Allora. Vai. Perché più me li taglio, più mi viene forti i capelli. Dopo però il pelo cagnè come fa a tagliarmelo? Come farò?
A te dietro non mi vedo. Metà io cucina, la meglio è peggio. Oh. Comunque vada, lo spessore va bene, dai. Lo spessore potrebbe andare bene, dai. Però è meglio spendere 15 euro per chi è che ce l'ha, e così ti taglia bene il parrucchiere o il barbiere. Il barbiere è la cosa migliore. Così però uno va a occhi chiusi, come me, no? Non ho le possibilità, andare dal barbiere, e quindi devo andare a occhio, capito? Devo andare a occhio, ma manco l'occhio, non posso andare manco a occhio perché dietro non me ce vedo. Il problema. Niente, dai. Bene o male qualcosa ho fatto, qualcosa sono venuto facendo, però qua mi ci vorrebbe una tagliata come si deve, il pelo cagnì. Mi ci vorrebbe da tagliare il pelo cagnì dietro, chi me lo vede? Allora, adesso, guarda, adesso mi butto giù i peli, peluria, e mi prendo questo cotton fiocco e mi metto l'acqua ossigenata nella parte interessata della puntura d'insetto. Madonna mia, non mi si sgonfia più questa puntura d'insetto, non mi si sgonfia, ma con me? Ma con me, cosa mi ha pizzicato? Un diavolo della fronte. Un diavolo mi ha pizzicato. Allora, adesso mi prendo questo qui, questa schiuma da barba qui. Vedi? Vedi, guarda, dopo che l'ho smucinata tanto, guarda che roba, ho fatto tutti i buchetti della schiuma stessa. Vedi? Adesso mi do una bella rinfrescata, c'ho nostalgia della neve, come al solito mi metto la neve nella faccia così la vedo, visto che non la vedremo mai più la neve, a meno che non viene l'inverno nucleare, allora dopo ci stufferemo della neve, di quanta ce n'è. Però l'inverno nucleare
dipende quanto Pudemo resiste, perché dai 40 gradi sotto zero ai 165 sotto zero, quindi difficilmente Pudemo resiste noi, perché siamo fatti in un modo che la temperatura ideale nostra è 25 gradi. La temperatura ideale per il corpo umano e non umano è 25 gradi. Quindi un tempo sa schiuma, chi ne sa di gasolio? Ne sa di gasolio, ne sa sa schiuma. Guarda, guarda che roba. Oh, almeno io mi pare da vedere la neve, mi pare da vedere la neve. Lo sapete che Luca il Baffo mi segue ogni tanto le sbarbate che mi faccio? Te pensa lui che è perfetto, no? Se taglia col bisturi, lui mi ha regalato un bisturi professionale col suo nome, io quello l'ho regalato a mio cugino Luca, perché io il bisturi mi taglio tutto, allora Luca, mio cugino, ce l'ha il bisturi di Luca il Baffo. Però mio cugino non è che se fa i format che si riprende mentre si taglia la barba, non è che fa i format come me. Quindi voi non lo vedrete mai a tagliarsi la barba a mio cugino Luca. Non c'ha un canale YouTube, niente, capito? Quindi poi non c'è manco il computer. Lui è contrario a queste cose. C'ha un tablet perché l'ho regalato io. Allora lui se guarda la geografia, studia le strade, come sempre fatto fin dall'infanzia, era il più bravo della classe, un secchione, mio cugino, è un genio, di geografia sa tutto, eh. Quando eri a Cuba, a La Habana, no? I cubani gli chiedevano le strade, lui gliele sapeva di, dall'altra parte del mondo addirittura, ci rendiamo conto, perché ha studiato la geografia e sapeva le strade pure della città della Habana, i cubani gli chiedevano le strade, le vie, e lui le sapeva di. Guarda che Luca è un genio, mio cugino, è un genio quello, è un genio di geografia. Dopo ognuno di noi abbiamo dei talenti, dei carismi, dei talenti, lui ha il talento della geografia. Apposta, adesso io, dato che ci so, ti dirai è troppo, non me ne frega quello che mi dichi, perché se devo retta a te non facevo mai niente. Se dicevo del retta a te la vita, non facevo mai niente. Invece, siccome non ho dato retta mai a nessuno, allora fo come mi pare e continuo a farci. Perché tanto la vita di ognuno di noi è nostra, ci appartiene solo a noi e basta. E quindi adesso uso pure il prep, guarda. Guarda, questa qui invece fa qualche buchetto qui, vedi, quell'altra c'aveva più buchi. Mentre che il prep è pure più fresco, almeno sento la differenza. Oh, e na miseria che roba. Vedi, io sono al contrario del mio cugino Jonathan. Mio cugino Jonathan una bomboletta la usa per un anno, gli dura, no? Un anno gli dura una bomboletta del prep. E poi le regalo io. E una volta all'anno glielo regalo io il prep e una bomboletta. Lui un anno, io invece due prestazioni sarebbe. In una settimana mi dura una bomboletta, una settimana, diciamo anche due, per esempio sta settimana qui due volte che me l'ho fatta, due volte in due settimane me l'ho fatta poco, ultimamente me l'ho fatta poco. L'ultima volta mi sono messo la schiuma anche in la testa per vedere la neve, perché ero nostalgico della neve, però vedi in la testa mi fa brutti effetti, mi si è stempiato pure di più. Con quella schiuma che mi sono messo nella testa mi sono stempiato pure di più. Però adesso qualcuno mi ha detto: Matteo, fai il pupazzetto della Michelin. Sì, lo potrei fare. Adesso c'è un utente che mi ha detto: Matteo, io te mando un casino di bombolette, così fai il pupazzo della Michelin, fai un format, fai un'opera d'arte del pupazzo della Michelin. Quindi io non l'ho fatto mai, mi piacerebbe farlo, sì. Per cui lo farò. Quello mi piace a farlo. Il pupazzetto della Michelin, pensa. Sarebbe bello con la schiuma da barba. Ecco. Quello mi piacerebbe farlo, eh. Se no io i format fo quelli della Befana all'Epifania. Perché c'è gente che mi ha chiesto proprio: Matteo, perché non fai un altro format
tipo quello della Befana, perché non è l'Epifania, non c'è l'Epifania. Come fa a fare quel format lì? Se non stiamo nell'Epifania. E quindi non posso fare quel format lì. Tutt'al più posso fare il format dell'omino della Michelin, che è tutto bianco, capito? È tutto bianco. È bello, è bello, una figata. Ora, questa lametta, siccome è usata, l'ha usata mio padre per farsi a filo il taglio di barba, non funziona più bene. Ma anche perché la barba è lunghetta stavolta, capito? Di solito me la taglio, prima me la tagliavo una volta ogni due giorni, adesso una volta a settimana. Antica roba ho questo, porca miseria, che rumoraccio. Una volta a settimana adesso, e quindi mi si è allungata un po'. E fatica questa lametta, anche se c'ha tre lame, a tagliare la barba bene. Allora io adesso però stavolta me la devo tagliare contropelo, perché contropelo mi dura di più il taglio. Quindi questa lametta, siccome è stata usata un po', quindi me la uso per metà barba, dopo la prendo un'altra, anche se so quanto costa, che costa tantissimo, quindi io bisogna che le consumo meno possibile di queste lamette. La schiuma tanto meno, tanto la schiuma costa un po' molto meno delle lamette. Le lamette costa minimo 10 euro, 4 è tanto, eh? Invece la schiuma costa 1,50 euro, 2 euro, dipende come la prendi, se la prendi su Amazon oppure la prendi a pacchetti, non si sa, capito? Dipende la promozione, a volte costa anche 1 euro una schiuma da barba, però non per questo si deve consumare tutta quanta in una botta. Però se la gente che mi dà le schiume è contenti da vedere la neve in la faccia mia, che c'hanno nostalgia anche loro, e mi chiedono proprio loro che mi hanno dato le schiume, consumetela una intera, allora io gli do retta, perché mi piace pure a me a vedere la neve, perché la neve non la riusciamo più a vedere. Vedi che ha messo l'allerta meteo 3 mesi che dice che nevica, non ha nevicato niente qui da noi. Quindi cosa significa? Almeno c'è tutta sta nostalgia della neve, almeno la vedo in la faccia sta neve, una volta per tutte, me la metto in la faccia. Quindi se il re Boomer mi ha chiesto, ma te consumetela una intera, io te le do 6 de schiume, 6, una cosa te fa? Infatti così ho fatto l'altra volta, sono stato molto criticato come sempre. Tanto se tu dai retta alla critica non fai mai niente in tua vita, tu non te devi fregare della critica. Se te pensi alle critiche, allora non farai mai niente nella vita. Io non ho mai pensato alle critiche, anche se sono stato preso de scherno, però non me ne frega, non me ne frega. Io l'unica cosa che non farei più, se potessi ritornare indietro, è addio un sacco di cavoli mia privati, quelli se potevo ritornare indietro non lo dicevo più, non l'avrei più raccontati se potevo ritornare indietro. Però siccome non posso ritornare indietro, quello che fatto è fatto, il passato è passato, non mi appartiene più. Purtroppo appartiene ancora a taluni che hanno pubblicato dei video miei del passato, che parlavo delle cose private, però distorte, l'hanno messi distorti questi video, li fanno circolare distorti come vogliono coloro che mi invidiano, quindi distorcendoli distorcendo il significato mi rendono, insomma, mi denigrano e mi diffamano. Però alla fine a me non mi interessa, perché tanto della cassa da morto ci deve andare pure loro. Stamattina io sono andato a vedere la salma di Aldo di Zacchini qua giù, eterno riposo con Aldo, signore, spende lui la luce perpetua, riposi in pace, ame. Sono andato alla casa del commiato, e quindi dentro la cassa da morto ha vissuto 91 anni, era il proprietario di uno spaccio, lo spaccio che noi lo identifichiamo, il negozio, no, di una volta, lo identifichiamo come spaccio. Lo spaccio era una bottega, capito? In dialetto noi diciamo spaccio perché lo spaccio era una bottega antica
dove negli anni 80 andammi a comprare lì, c'aveva di tutto e di più. Negli anni 50 lì, che era stata negli anni 50 è nata questa bottega, no, lì di Aldo De Zacchi, era Emilio e il padre suo, e poi lì vendeva anche la cioccolata a scaglie, la cioccolata a scaglie, ma la cioccolata a scaglie era buonissima, la cioccolata bianca e nera, potevi scegliere il colore, a scaglie te la dava, no, mica dentro la confezione, te dava un sacchetto che era un imballaggio, no? un foglio di carta, te la avvolgeva nel foglio di carta, e poi quella volta c'era come imballaggi la canapa, che dopo l'ha vietata il governo occulto, no? I governi che comandano è occulti, no? Dagli anni 60-70 così, ancora i governi erano un po' meglio da te, adè proprio l'occultismo totale, ma una volta era meno occulti, quindi c'era la canapa, era ammessa la canapa, che non inquinava, non era plastica, e comunque vada, i cibi li manteneva integri, non del tutto, però dopo c'è stato l'arrivo della plastica dappertutto e il mondo è stato sottoposto a un inquinamento totale di plastica dappertutto, soprattutto nella Terra Santa e in Italia e nella penisola italiana. Infatti in Terra Santa ci sono discariche di plastica anche nel fiume Giordano, nel Giordano. Infatti quando Gesù è apparso al giornalista al giornalista Alessandro Corti, non mi ricordo più, è apparso 5 anni fa Gesù al giornalista, che è andato là perché non credeva in Dio, non credeva all'esistenza di Dio, era sdegnato, gli era morta la madre, andava là perché se faceva delle domande, ma Dio esiste, Gesù è venuto sulla terra, se faceva delle domande, capito, gli aveva venuti i dubbi. Allora là dopo gli è apparso Gesù e lui diceva che era non credeva proprio, e gli ha detto, quando gli è apparso Gesù in veste, e gli ha detto, ma te sei uno che è travestito di Gesù, che ce fai apposta, non mi prende in giro. E lui ha detto, allora Alessandro gli ha detto, no, a Gesù gli ha detto, se tu sei veramente Dio in Gesù, fammi vedere mia madre adesso. E dopo la madre era morta, adesso Alessandro, gli è apparsa la madre e gli ha detto che era Gesù veramente, gli è apparsa la madre, e quindi lui gli ha preso un colpo e non si pensava mai che poteva vedere Dio tramite Gesù. Pensa un po' che bello, pensa che fortuna sto Alessandro Corti, o Corti, Corsi, non mi ricordo più come si chiama. E c'è il film proprio, è stato fatto il film della storia sua. Ecco. Adesso mi taglio. Guarda, mi sono insanguinato qui come sempre. Mi taglio il pelo cagnì dietro il collo. Però come fa a tagliarmelo? Bisogna che. Allora. Quindi non dobbiamo dubitare dell'esistenza di Gesù, perché Gesù vive da sempre e per sempre, e sempre esisterà e regnerà. Gesù è il nostro Dio, ci ha creati dal nulla per amore, per amare ed essere amati. Ti dici, ma Gesù è nato 2023 anni fa? Non è certa la data precisa, non è proprio, perché siamo nel 2023 quasi, allora 2023 anni fa. Non è la data precisa, non c'è. Però più o meno, pressappoco, è quello la datazione. Però è nato sulla terra, ma Dio c'è stato sempre, quindi Dio si è fatto uomo in Gesù, ma Gesù, che è Dio, c'è stato sempre, sempre esisterà, e non è religione, ricordiamoci, non è religione Dio, le religioni l'ha creata l'uomo contro Dio, quindi non è che adesso noi non dobbiamo essere religiosi, queste cose qui, però non dobbiamo affidarci a una religione, ma dovremmo affidarci a Dio, a Dio Padre, a Gesù, che è la salvezza nostra. Quindi le religioni sono state create dall'uomo per l'economia finanziaria e per le guerre, per far cagnara, per far litigio, per fare, insomma,
affari, business e così. Le religioni l'ha creata l'uomo contro Dio. Però l'uomo ha cercato sempre da cercare Dio in qualche modo. Allora ha creato le religioni, ma dopo nelle religioni c'è interessi. Invece Gesù non è interesse, non è religione, non ha creato nessuna religione Gesù. E però ha istituito la Chiesa, come nostra madre purificatrice e redentrice, dei nostri peccati, per redimerci i nostri peccati, per salvarci dal peccato. Quindi, adesso io chi c'ho paura da tagliarmi? Quindi ti voglio dire che la Chiesa è la nostra madre, la Chiesa, e non è una religione. L'uomo l'ha identificata sotto forma di una religione, perché la religione significa un credo. Una persona crede a qualcosa, quindi è religiosa, perché tu credi. In realtà il Dio va oltre le religioni create dall'uomo, perché Dio supera ogni mentalità, ogni ricerca a Dio stesso. Quindi Gesù non è religione, ma è amore, è il nostro Dio che ci ha liberati dal male. Se noi ci affidiamo a Lui saremo salvati. Ecco, adesso io qui, sai cosa fo? Me lavo la faccia e poi mi taglio contropelo, perché c'ho ancora, me si vedi lo scuro, però una bella botta io l'ho data, dai. Vabbè, me lavo, poi mi metto un'altra pochetta di schiuma da barba, perché non mi basta quella che è, perché là io sono molto nostalgico della neve. Adesso stiamo avvicinarci nel periodo caldo, perché è primavera, ma diciamo che estate, di notte è inverno, di giorno estate, e si è sconvolto tutto per causa della cattiveria dell'uomo sulle religioni e sulla politica. Quindi la politica e le religioni hanno rovinato i cuori e le menti imbastardite delle creature che abitano qui su questo pianeta. Ecco, adesso me lavo faccia e questa puntura di insetti non c'è modo da sgonfiarsi. Prendo il Bentalan, prendo il cortisone in crema, però non c'è niente da fare, bisogna che vado dal dottore. Stamattina non mi ha risposto, ce ne andate persona, e dopo mi darà un antibiotico da pià in bocca, perché sennò non mi va via mai sto madonna qui, A posto. Ecco, adesso io mi asciugo, qua sotto c'è un po' di sangue, cosa ci devo fare io? Come dice il nonno Basilio, cosa devo dire, perché non era stanco della vita, no? 92 anni, non ne poteva più nonno Bibbo, allora diceva, cosa devo dire, Guarda quanto è bella la neve in schiuma. Dai, chi è che vuole che fa l'omino Michelin si faccia avanti e me lo dica, me lo dovete di voi se volete che faccio l'omino, il format dell'omino Michelin. Penso che mai nessuno l'ha fatto con la schiuma da barba. Se volete, posso fare in onore di Re Boomer. Dipende se mi guarda sto format. Re Boomer, tu che mi hai mandato 6 bombolette, no? Che mi hai chiesto da fare un format con una bomboletta intera. E dopo, se non lo facevo, io l'ho fatto. Se non lo facevo, ovviamente diventava un Ethers. Se non lo è già Ethers, perché può essere pure che è un Ethers, è molto probabile, già lo è. Però comunque vada, se io non lo facevo, diventava il doppio di Ethers. Diventava a quest'ora. E l'ho fatto, non dovrebbe diventare più di quello che è, se lo è. Quindi se una persona, se Re Boomer vuole che quell'altre 5 bombolette rimanenti me ce faccio, lo metto della Michelin, se faccio avanti me lo dica, di Matteo, vorrei che fai il format dell'omino Michelin. Vabbè, allora lo farò. Dopo quel video lì molto probabilmente diventerà virale, perché chi è che l'ha fatto mai con la schiuma da barba? Così io, con tutta questa
con tutta questa nostalgia, sono nostalgico della neve, dopo mettendomi la schiuma in tutto il corpo, ovviamente vedo la neve e mi tranquillizza. Mi tranquillizza, però è una tranquillità fittizia, perché non è la neve, è la schiuma. Il problema è che la neve manca l'appello. Nella sorgente del Po, nel Monviso, manca la neve. Fa 20 gradi nel Monviso, è mancata sempre la neve. Quest'inverno non ha mai nevicato nel Monviso. Cosa significa? Che il Po è secco. E poi accendiamo, come posso dire, andiamo sull'estate. Quindi andiamo verso l'estate, verso il caldo torrido, capito? Siccità totale. Quindi se prima era siccità totale, no? Che non ha nevicato nemmeno al Monviso, nelle Alpi, niente. Figuriamoci adesso che viene l'estate. E se il Po è secco adesso, st'estate, che cos'è? Daranno giù solo i scarichi dei batticlò. Fino al punto che finirà l'acqua nelle sorgenti. Questa è una piaga, È le sette piaghe d'Egitto, Se sta a veraghi in Italia. L'Italia si sta desertificando, signori, A forza da non piove, a forza di se cavolo di irrorazione chimica. Stamattina tutte X nel cielo. Tutte X. Questi continuano a irrorare continuamente il cielo. E dopo a me mi si dice che sono matto. Mi si dice che sono matto. Però io sono soddisfatto di essere matto. Almeno me ne rendo conto. C'è chi mi dice che sono matto e non si rende conto che il cielo è bianco. E c'è tutte X. Passano i velivoli, buttano l'irrorazione chimica, legalizzata dall'illegalità, e ci porta i virus, i nuovi virus, nuove malattie e poi nuove alternative per fare nuovi farmaci. Ecco come va. Dopo la ricezione dei cellulari aumenta, c'è il 5G, c'è chi, c'è là, c'è su, c'è giù. Perché? Perché è tutto metallico il cielo, c'è il metallo nel cielo, apposta non nevica, non piove, le Alpi secche, non c'è la neve, non fa più niente. È ovvio, no? L'ho detto mille volte, l'ho detto. Deve essere proprio che non mi si segue proprio, non... La gente tanto ormai è appostatata, il 99% delle persone purtroppo non sono consapevoli di questa irrorazione continua, che è un complotto occulto per farci star male. Perché quando la televisione ci dice adesso presto verrà un nuovo virus, chi è che l'ha detto che verrà un nuovo virus? Chi è che l'ha saputo? Chi è che lo butterà? E dopo lo dice nei giornalisti che è pagati per dirlo. Così dopo c'è il terrorismo mediatico e dopo viene veramente il virus, e viene veramente, perché lo buttano nell'aria. Quindi è un macello. E la fine è prossima. Tanto si sa che la fine è prossima. Non ci può essere un continuo così, perché più si continua più va a finire sempre da male in peggio. Dopo alla fine cosa c'è? Una guerra visibile. Adesso la guerra è meteorologica, chimica nel cielo, che non è visibile. Vediamo un cielo bianco, a posto, diciamo, quello è bianco, cosa c'è? Com'è possibile? Ci sarà l'umidità. Invece non è umidità, perché non bagna niente. Non è umidità, che cos'è? La nebbia? No, non è né nebbia né umidità né niente, è chimica, è malattie continue, siccità, carestie, pestilenze, virus. Ecco, dopodiché vedremo la guerra bellica, il materializzarsi del terzo segreto di Fatima. Dopodiché ci sarà finalmente la terra che si vorrà purificare dall'ingratitudine delle creature umane e non umane, coloro soprattutto che ci comandano, che alcuni di loro non sono umani, hanno la forma umana, sono in fibra sintetica ma non sono umani.
Quindi coloro che ci comandano vogliono, stanno distruggendo la terra, gli abitanti, le anime e le menti. E i cuori? Ecco. Quindi la terra si, presto si ribellerà agli ingrati che ci comandano. Quindi non vedo l'ora che gli ingrati pagheranno per questo, per queste tribolazioni che ci fanno vivere. Che ci fanno vivere, eh? Allora, adesso io me lavo la faccia, ho pulito l'obiettivo e poi vado a lavare la macchina. Vabbè, però me dovevo cicatrizzare le ferite. Me devo cicatrizzare le ferite. Ecco qui l'asciugamano, va, stavo a guardare là. Adesso ci si basa su ogni atto che faccio io, ogni video, ogni format, no? Ci si basa sulle piccolezze, come quando una persona ha il morbo di Parkinson e sempre tutto fermo, immobile, guarda le piccolezze, basta un muscellino che già lo guarda e c'ha paura di tutto, guarda le robe che non va bene, questo non va bene, questo così, mi guardano così come ci avessero il morbo di Parkinson, mi si guarda nei minimi dettagli per creare disagio alla mia persona. Però è così, tanto quando uno si mette in mostra c'è queste persone che c'hanno, sono infette di una malattia mentale, di invidia e di odio verso una persona, però più ce l'hanno più la seguono, capito? Quindi guarda che roba, oh, porca miseria, guarda tu, qui chi c'è un liquido che me fastidia, allora per questo liquido io devo pià qualcosa. E stoppia qualcosa, mi metto la crema e antibiotica, vedi, l'antibiotico, e mi dovrei coprire la testa perché non può stare al sole, non può stare in esposizione del sole questa, questa massa di ascesso, non può stare in esposizione, ecco. Allora, adesso io me la lascio così agire, anche se agisce poco, però niente non è, niente non è, dai. Pagata un pozzo di soldi sa crema, sa, mica costa poco. E le creme minimo 14-15 euro costa ormai, è una cosa pazzesca, guarda, allucinante. Ah, me dovevo mettere questo sapone, questo sapone qua per cicatrizzarmi, ecco, mi cicatrizzo, capito? Perché questa qui è un sapone emostatico, un sapone emostatico che cicatrizza le ferite, cicatrizza la pelle dai traumi causati dalle lamette, perché tanto è sempre un trauma per un uomo a tagliarsi la barba, perché la barba serviva se noi abitavamo in un bosco, in una foresta, in modo che insetti non te pizzicavano, e i capelli lunghi serviva per non farti pizzicare la fronte, ma io i capelli chi non ce l'ho più, c'è poco da essere protetti, mi ci voleva una parrucca, nella lista Amazon ce l'ho le parrucche, però deve essere che a nessuno gli importa da farmi mettere la parrucca. Io a me non mi interessa, tanto non devo fare le sfilate di moda, poi se sta qui le sfilate di moda poi non è proprio il caso, c'ho ormai l'età avanzata e poi non è che so Brad Pitt, a parte che Brad Pitt pure lui ha una certa età, mi sa che è più grande di me ormai. Brad Pitt gli piace a tutti in quel mondo, anche Raul Bova ormai mi sa che c'ha una cinquantina d'anni. Questi sono attori che piace a tutti.
E ancora tutti si basano su Raoul Bova, su questi attori famosi che, come le donne, gli piace questi attori lì, ai più belli del mondo. Quindi io non mi posso paragonare a questi, io sono un mostro al confronto, però me ne rendo conto, non c'è bisogno da che me lo dice. Però ringrazio a Dio di come so, perché c'è chi è che è peggio di me, quindi bisogna pensare sempre chi è che sta peggio. Se noi pensiamo a chi è che sta meglio di noi, soffriamo di invidia, e invece no, io l'invidia, grazie a Dio, non ce l'ho avuta mai. A me non mi interessa, sa, a me non mi interessa se gli altri è meglio di me. Ieri ho visto un ragazzo che c'era la Maserati Cabriolet nera con una ragazza dentro la Maserati. Tu pensa, quella Maserati c'aveva, mi pare, 4 posti, però era un 3 porte Cabriolet, andava in giro, però non l'ho visto felice a quello, non l'ho visto felice. Allora è meglio una vita felice a non avercela la Maserati, piuttosto che una vita infelice da avere la Maserati. Quindi le cose materiali, la felicità ce la danno momentanea, non è che dura la felicità, oppure è momentanea, è fittizia, è una cosa fittizia che oggi c'è, domani non c'è. La vera felicità proviene solo se ci affidiamo a Gesù. Se noi non ci affidiamo a Gesù, non ci avremo mai felicità, saremo sempre esauriti, depressi, cerchiamo sempre da essere soddisfatti e rallegrare i nostri desideri nelle cose materiali, comprare cose materiali, ma non riusciremo mai ad ottenere la gratificazione personale, la felicità duratura, finché non ci affidiamo a Gesù, perché Gesù è l'unica nostra salvezza, l'unica nostra felicità, l'unica nostra motivazione di vita. Ecco, a posto. Adesso io questo sapone mostatico me l'ho messo. Adesso mi metto infine il prep, che è finito. Questo qui me ne serve a un macello, perché mi serve pure a babbo, a mio padre. Questo è finito proprio, tocca comprarlo. Quando vado a questa po', se posso lo compro. Aumentati i prezzi del prep, costa 3,50 euro, prima 2,50, adesso 3,50. A posto. Allora, adesso mi fa una mascherina, adesso l'ho poco di prep, e cosa devo fare? Niente, mi fa tipo uno scrub, cos'è? Quello che fa le donne, però non, a me non mi interessa. Però ho la crema, perché non me la devo mettere? Perché non me la devo mettere la crema? Ce l'ho? Vabbè, mi metto sta crema e pio il parto, vado a fare i giri mia, e fatta finita, recito 3 rosari e la protezione contro il demonio, e anche tu potresti recitare il rosario da oggi in poi e andare alla messa, prendere i sacramenti, che è importantissimi. Non è sufficiente essere bravi oppure comportarsi bene e fare le opere di bene, non è sufficiente quello, bisognerebbe da adesso in poi andare alla messa, a prendere Gesù Eucaristia, a cibarci del corpo di Dio fatto uomo in Gesù, che Dio ci ricarica le batterie, che siamo scarichi, signori e signori, e Gesù ci ricarica le batterie. Ecco, vedi, piano piano metto la crema e mi idrato la pelle dal trauma che mi sono creato tagliandomi la pelle, tagliandomi i peli, la barba, perché quando un uomo si taglia la barba si crea dei traumi della pelle, perché la pelle non dava bene che tu mi tagliare la barba, no, lasciarci la barba cresce fino ai piedi, però è indecente, è un macello, Come fai a campare con la barba dopo, quando mangi te va chi la pappetta, lo yogurt del fradio della bocca, la saliva, dopo un pesta la barba, come fai a baciare
i figli, le mogli, le ragazze, come fai? Col pelo è un macello, è un macello. Allora, se stammi in un bosco, potevo capire, ma visto che non campiamo a Cambogia, allora ci dobbiamo tagliare la barba. Non campiamo in Cambogia. Ecco, allora, a posto. Io ti saluto e ti ringrazio che mi sei stato a guardare. Iscriviti al canale se non vuoi perderti altre produzioni esplorative. E mi raccomando, affidati a Gesù, confida in Lui che ti dona la gratificazione e la felicità vera, quella che non finisce mai. Invece se tu te gratifichi con le cose materiali, tutto finisce e dopo sei sempre infelice, insoddisfatto o insoddisfatta, e c'hai sempre il gruccio in te la faccia. Non guardare i volti miei che faccio le espressioni così indignate, perché io fo le espressioni indignate per causa dello sfascio che è il sistema proprio delle cose, le creature che hanno creato un sistema malvagio contro Dio, contro il pianeta. Apposta io fo quelle facce lì, però a volte fo anche qualche sorriso se c'è qualcosa che è bello. Quindi se c'è le cose belle, per esempio riprendo un cagnolino, fo il sorriso, non fo incazzatura. Invece riprendo una casa abbandonata che è piena di discarica, sono incazzato perché non posso essere felice a vedere quello schifo lì. Allora dipende i volti, no? Quindi rimaniamo in Gesù, affidiamoci a Lui, prendiamo i sacramenti, andiamo alla messa, iniziamo a recitare rosario giornaliero che ci protegge e ci libera dal male. Ciao! Vedi, per esempio adesso sorriso. Ciao! We do it now. We do it now.